Piccola nei numeri, ma viva e dinamica. È la Chiesa Cattolica della Bulgaria che ha davanti a sé, come le chiese di tante altre parti del mondo, sfide importanti e difficili. Nel discorso di Papa Francesco, consegnato ai vescovi bulgari durante la visita ad Limina, si guarda con ottimismo alla vivacità di questa Chiesa. Da qui l'esortazione alle comunità cattoliche, sia di rito latino che orientale, a camminare sulla strada intrapresa, portando avanti la missione di testimonianza di valori morali, del Vangelo di Cristo in una società segnata da tanti vuoti spirituali, lasciati dietro di sé dal passato regime ateo. Il buio dell'ateismo, ricorda Monsignor Cristo Proikov, presidente della Conferenza Episcopale Bulgara, per 50 anni ha cercato di spegnere la luce della fede. Noi abbiamo tanto bisogno di essere veramente una chiesa, non direi missionaria, perché da 1300 anni siamo cristiani, però piuttosto una chiesa ben educata nella fede, perché in questo regime di mancanza di educazione nella fede, veramente sono cresciuti due generazioni senza possibilità di essere educati ma anche di vivere la sua fede. Ecco perché adesso il nostro primo obbligo che abbiamo è di lavorare nel pastorale della nostra Chiesa, e il Papa Francesco sente molto bene questa necessità, ecco perché la sua esortazione verso di noi è stata di seguire anche i nostri primi, santi, San Cirillo e Metodio, che sono dati il nostro alfabeto, ma sono stati veramente cristiani buoni, santi, e ecco, del loro esempio possiamo anche noi andare avanti per cristianizzare di nuovo il nostro popolo. Dal 2007, anno di entrata della Bulgaria nell'Unione Europea, le sfide sono aumentate. La globalizzazione ha messo in pericolo i valori tradizionali ed oggi è la famiglia a pagare un prezzo alto. È diffusa infatti la pratica dell'aborto e molti optano per la convivenza. Grande la mobilitazione di cattolici, ortodossi e anche musulmani quando al Parlamento bulgaro era in discussione la legge sulle unioni omosessuali, una norma poi respinta. Viviamo in una tolleranza. E a livello gerarchico direi i rapporti non sono tanto spessi e tanto così evidenti, però a livello fra i laici c'è una collaborazione molto buona, soprattutto a livello sociale, perché c'è la povertà in Bulgaria e lavorano insieme diversi progetti, insieme con gli ortodossi, con i protestanti, e questo lavora molto bene e poi dà frutti. Questo è bello, però a livello di gerarchia vogliamo ancora di più. Un invito a proseguire e a promuovere un dialogo sempre più intenso e fraterno è venuto dallo stesso Papa Francesco, che alla Chiesa bulgara ha chiesto una conversione spirituale e pastorale, indicando alcune priorità come l'inclusione sociale dei poveri e l'impegno per il bene comune e la pace.